Pezzi di merda. Pezzi di merda. Buon pomeriggio. zoz zoz Sì, come potete vedere, io gli orari non li rispetterò più perché è tanto è inutile. È inutile che dico. Ah, domani andrò in live a mezzanotte. No, non li rispetterò mai più anche perché mi rompo il cazzo. Suca, ciao Giuseppe anche a te. <ride> Allora, come, pot come potete vedere, Che è che ha iniziato a seguirmi? Io non l'ho capito. Giuse, sei tu? Cazzo, iniziate a seguirmi? Spelling Guardian... Oh, non lo so. Strano. Aspettate. Cazzo, Ho provato a ostare. Non ci provare mai più, hai capito? Testa di ca... Grazie, Giuseppe, grazie. Ok, allora. Niente, non so che significa. Uh, allora, eh, che cosa, ostare? Allora, eh, tu, os tu per ostare qualcuno significa che lo ospiti nel tuo canale. Quindi chiunque vada... Quanto meno non so come si fa. Eh no, devi andarci da PC. Cioè non so se si può fare da telefono. Praticamente tu ostando ospiti un altro canale nel tuo canale. Capito? Quindi è come se io ostassi te. Se tu facessi una live, ovviamente, oggi, io potrei ostarti. È una cosa fighissima. Ad esempio, io, io hosto tipo sei canali. C'è il vero Podcast, vabbè, che non ne ha bisogno. <ride> Power, Marza e un altro che non mi ricordo, vabbè. Ma come state, pezzi di merda? Come cazzo state? Allora, oggi live da un'ora e 40 minuti, ok? Precisi, precisi. Teste di cazzo, avete capito? Allora, faremo fino a 40 minuti di live in segreto. Se non sapete che cazzo è in segreto, vaffanculo. Non meritate di vivere. Praticamente, in segreto eh, sarà un vero e proprio format questo: dove andremo eh, per questo sito a vedere le cazzate che le persone scrivono. Che cos'è in segreto? In segreto è appunto un sito web dove le persone scrivono segreti o cazzate di ogni tipo in anonimo, ok? Quindi noi non sapremo mai chi ha scritto queste cazzate. E adesso hanno aggiunto le categorie, <ride> che io non sapevo. Le categorie, le categorie, ad esempio categoria cringe, imbarazzante, e transgender, ce ne sono di più e di più. Come... Aspettate che avvio Google nel frattempo. E poi, come da titolo, giocheremo un po' a Minecraft. Dobbiamo continuare il fottuto mondo. Quanto meno ci proviamo. Se proviamo, sì, ormai ho deciso che farò cose a cazzo di cane. Che cazzo me ne frega come prima. Ma a me che cazzo me ne frega. Ma io perché devo fare tre ore eh, di live eh, eh, zitti? <ride> Allora io spero di non laggare perché ogni volta che vado su Google la lagga come una la merda. Allora, non sono in reaction perché devo. Sto aprendo Google, ok? O intanto, che cazzo mi dite? I miei capelli stanno crescendo ancora di più. Oh mio dio! Oh mio dio! Oh. Come potete vedere, ho messo un botto di tag. Ho messo improvvisazione, animali, personaggi buoni, tutto o niente. Io non c'entro un cazzo con questa live, ma ok. Minchia, mi sono fatto un sonno. Minchia, non mi dire niente. Quanto mi piacerebbe andare a letto. E sto fottuto caldo che ci, che ci uccide, cazzo. Ma io sono qui a lavorare. Perché io devo lavorare? Teste di cazzo, avete capito? Avete capito, Teste di cazzo? Comunque, non ho capito poco fa che cazzo è successo. Perché un tizio mi ha followato, ma. Uh. Non lo so, molto strana come cosa, guys. Io non so nemmeno se i sound allest ci sono ancora. Aspetta, che bello. Sicuramente. Bello, non si sente. Almeno io non lo sento. Mm, sì, è bello duro! Ok. Ok. Oh, uh, ci siamo, ci siamo. Aspettate che vi posso guardare. Tanto il Game Capture l'ho già settato. Quindi quando vogliamo andiamo su Minecraft. Ok, reaction. Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo. La, mia, la mia foto, la mia fottuta foto. Oh, merda, qua c'è la sua vecchia. Aspettate, l'immagine copia. Ok, si vedete in anteprima. Come si usa? Oh, oh, oh! come si usa OBS? Che è veramente una cazzata enorme. Comunque, già ho parlato con Davide. E mi ha detto che la cosa del server la possiamo fare anche domani, visto che lui è occupato in questi giorni, quindi non poteva. Aspettate che copio anche la chat. Quindi volendo possiamo settare il server, anche se non so quanto ci conviene, in live. Ovviamente se siete d'accordo, perché se non siete d'accordo... Diminuiamo quindi... questa merda di chat che non mi piace. Ok, mettiamo quella nuova. Oh, porco Dio. Ok. Vediamo se si è settata. Ok, si è settata. Allora, teste di minchia. Insegrar. Come potete vedere ci sono le categorie. Ci sta cosa non la sapevo. Per me non c'è problema. Ok. Come potete vedere ci sono le categorie? Non sto laggando, vero? Non sto laggando, vero? Ok, buono, buono. Allora, c'è ask, divertenti, sessus, tenere teneretà, cringe, aiutati. Amore, mi dimmi che cazzo è VDM. Cazzo è? Sono curioso. Tipo domani sera. Ma ah, per me si può fare. Per me si può fare. Allora iniziamo. Che io non so che cazzo è VDM. Ma c'è cioè, l'icona li, li, della merda. Quindi suppongo che siano delle merda. <ride> c'è niente da ridere. Allora ragazzo di 17 anni. Cazzate del giorno. Sentite su TikTok. È dispettoso parlare in giapponese. Se non sei, se... Ah. Beh, infatti io e Giuseppe siamo irrispettosi, perché a volte parliamo in giapponese. Giuseppe, siamo irrispettosi. Ma si può mettere mi piace o devo avere un account? Ecco, infatti, vaffanculo. Donna di 18 anni. Ieri ho fatto una figura di merda al ristorante. Praticamente la cameriera stava ritirando i piatti. Prendi e mi chiede se potessi passaglielo. Io non avevo capito la domanda, ma se ridendo le risposi no. Passandogli il piatto, E lì si mise a ridere. Ma se proprio ma questa è stupida in culo Sono solo dopo capi Vi prego sono troppo dopo Mongoli. Me lo sai testa di ca. Ecco come smette di sudare sotto il seno Beh uh... Non lo posso dire Minchia mi querela Donna di 23 anni C'è la voce di mia madre Non c'è più Che mi dice di non arrendermi Resisto ma vorrei mollare No dai questa è carina Questa è carina dai C'è l'unica carina qua che è bello. Che Cazzo, è fallo prima di andare a letto. Ma a me non me ne frega un cazzo. Allora, vediamo. Donna di 18 anni. Un minuto di silenzio per tutti i tuoi ingiustamente buttati per fare le confezioni di albume. Mamma mia. Sono stata bocciata all'esame pratico della patente. E già qua significa che sei una troia. Perché non ci vuole un cazzo a guidare. Stupida. 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 Prima di ciò, il capotreno era venuto da me per chiedermi se avessi comprato il biglietto. Saltando... Non ho capito che cazzo c'entro, però ok. Saltando gli altri che erano saliti con me. Al lavoro mi avevano scritto che sarei stata punita per la mia essenza ingiustificata e improvvisa. Ogni giorno per quattro giorni avevo partito la mia responsabile. Sommate il tutto alla mia ansia e da prestazione. Ok. Mi fa schifo leggere segreti tipo quelli delle 19enne o delle 23enne vergini che paragonano il non aver mai scopato un... Ah! Giusella Maria di Campus ti dire piaciuto cazzo Ma che vuol dire? <ride> Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo vuol dire? Ma VDM, io non so che cazzo significa comunque. Illuminatemi perché non lo so. È strano che io non sappia cosa significa VDM. Quando, post, quando posti di una volta. Quando posti di una volta in cui tua madre ti è picchiata e nessuno ti crede perché ha detto l'altro troppo assurdo, ma a quel punto riesci a rivedere una madre con problemi mentali. Ma quando posti? Che cazzo vuol dire? Cioè, posta su Instagram. C'è un post, ma che, che, che cazzo scrivete? Porco dio! Boh, D'avvero a volte che mi manco sballordita dico: Mi sono piaciuto. Eh, 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 eh se non lo sai, te, Eh, quando, questa è l'estate migliore di sempre. Il mio migliore amico mi ha spaccato la gamba e tornerò a camminare a febbraio. E la mia ex, la mia ragazza ex mi ha tradito. Ah, bello! Bello! Porco dio! Cioè, allora, quando io penso di avere una vita di merda. Ok, leggo certe cose, penso di avere la vita più bella del mondo. Io, sì, mette 5 sveglie per fare i compiti, sempre io, le tutte per poi pentire che testa di cazzo. Fate i compiti, fate i compiti testa di cazzo, fate i compiti e diplomatevi. Mostra altri. Vediamo un po'. L'ho fatta grossa, ho conosciuto in mio nuovo ragazzo della mia rec, che lei pensava di farmi conoscere così che poi ci stessi male. Invece dopo che l'abbiamo lasciata a casa mi ha stati a parlare tutta la sera da me e è scoppiato un ba... Ah. 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 ah Ok Virali Nuovi Ranno No no Virali virali Io faccio lo screen su Snapchat Tizio perché hai fatto lo screen Mamma mia Mamma mia Non c'è più privacy Veramente Che schifo ah. Ah. Ok Visto che mi faceva già abbastanza schifo Quest'estate Mi sono rotto pure una gamma Ah ma Questo è quello di prima Mi sa? Sono... <ride> Questo <ride> è quello di prima. Ok, mi sono dato il cazzo della chemio. Oh, se... oh no. Tu che ami tanto le tette, se ti piacciono così tanto le palle di grasso li stanno sul petto di più, mi fa piacere anche quella che si trova più giù chiamata pancia. Allora, non c'entra un cazzo. Non c'entra un cazzo. Ok, le tette sono belle da vedere, la pancia è una merda, almeno... Per me è proprio una merda, poi dipende che pancia c'hai. Se c'è la pancia piccolina piccolina non me ne frega un cazzo. Ma se sei cicciottella mi fai schifo. Ma mi raccomando rompetemi il cazzo per questa mia affermazione. Eh, io e un vietnamita stiamo continuando a rubarci il primo posto nella classifica di Duolingo. Contro l'altro sono detto che cazzo. Ma che cazzo. Pezza contro non c'è un cazzo da fare la gente. Bello Duolingo comunque. Lo uso per eh, imparare di giapponese. Ieri sera mi sono dichiarato al mio migliore amico. Gli ho detto che non solo mi piaceva, ma lo amavo pure. E niente, sto piangendo da più di 14 anni fino a che non sta Quindi, Giuseppe, se io venissi da te e ti... ti dicessi che mi piaci, tu. Porco Dio, una tizia mi ha insultato perché ho detto che è bella che è Enjoy. E lei mi ha detto di rispettare i suoi pronomi perché non binary. Te so, nell'anima è femmina. però lei non, non mi ha detto quali sono i suoi pronomi. Cosa... Mamma mia, sta cosa dei pronomi, oh. Porco Dio, che due palle sta cosa dei pronomi. Cioè, è, è una nuova moda a quanto pare oh, sta cosa dei pronomi. Quanto rompono i coglioni? Ero da allora, dai miei parenti stavamo parlando, poi a un certo punto mia sorella fa una battutina sul ragazzo per insinuare che mi piaccia. Cioè, ok, mi piace sul serio e non lo sa nessuno, però fatti i cazzi tuoi. Spero di non essere diventato tutta rossa. Cazzo! <ride> <ride> che figo di merda. Come? Ma vai via, ma, ma vaffanculo, giusto? È appena stato bannato. Quando siete tre gemelle, ma tu sei la gemella diversa, è te da e quindi non puoi mandare le tue sorelle a farti esami. Mamma se... mia, che pezzo. Uh. Allora, segreti. Allora, cambio categoria perché questa mi sta un po' stancando. Allora, gay, LGBT, rip. Io ho paura di quello che può spuntare. Ho molta paura. Uomo di 23 anni, una ragazza di spiaggia mi ha fermato dicendomi presenti il tuo amico che è un gran figo, quale delle tre lei mi indica proprio il mio ragazzo? Un po' mi dispiace, ci è rimasta male. Greve. Greve. Ma c'è ancora gente che usa rip nel 2021? Gringersi. Mia madre è biologa. Mia... Scusami, allora. Mia madre biologa. Mia sorella dottoressa. Mio padre... Mettete le virgole! E poi ci sono io che alle 2.30 di notte guardo un mio Giovanni Storchi mentre io non so. <ride> ah. Io mi faccio vaccinare i braccio sinistra che sono destrozza. Sempre io, mi ricordo che quella sinistra mi ci. No! Beh, toccati quella la destra. <ride> oh, mamma, mia. ho appena letto. Ho appena letto la, la mia, mia amica che diceva una cosa tipo: Voglio le E giuste e non aperte. Infastidita dalla pronuncia, dove anche io che si se sempre le E, sì, io. Greve. Grevissimo. Mio cugino... Aspetta, uomo di 22 anni. Ok. Mio cugino, che però gli voglio, be gli voglio bene come un fratello. Più di una settimana fa mi ha insultato dandomi del... Eh? Mi dissocio è per una cosa stupida. Che ho fatto per sbaglio. E abbiamo litigato. Non mi ha più cercato e mi dispiace. Ma nello stesso tempo è giusto che lo cerco io. Che palle. Mamma mia. Oh. Mamma, meglio anda a fanculo la gente che non si fa sentire. Cioè, appena vedete che una persona si allontana sempre di più, ok. Voi più la cercate, più quella persona si allontana. Ma andatela a fanculo. La vostra dignità è più importante. Del vostro. Oh, ok. Dopo aver detto questa cazzata, posso continuare. Mi state dicendo che Joy Jordison è morto appena l'altro video e che io l'ho scopro solo ora. Due giorni fa ho passato, in interroga ascoltato. Ma chi? Ah, è uno dei slip. Non lo sapevo. ah. Qualcuno di voi ha già iniziato i compiti? <ride> Beh, io sì, l'inizio di ieri. Porco dio, io sono e per sparare. Devo pure partire tra poco, ma ho zero sbaglio. Oh, quanto sono inutili i compiti per le vacanze? Cioè sono proprio inutili. Inutili al cazzo. Inutili al cazzo. Cioè, compiti per le vacanze non hanno. Cioè, non ha senso di esistere questa affermazione. Cioè compiti e vacanze non vanno d'accordo nella stessa frase. Compiti e vacanze? Cioè, sono vacanze perché, appunto, non faccio compiti. Crash! Ah, il ah, perfetto. L'ho provato. È finita. Mamma mia, fatta una vita. Mia madre è entrata in camera ieri mentre mi toccava. Si è incazzata. Di te non mi parlava. Ma addirittura, addirittura non è una è così tranquilla. È una cosa normalissima. Puttana. Mi manca la mia ex. Come cazzo faccio? Sono nove mesi che non ci sentiamo e lei non ne vuole sapere nulla. Le... Vai avanti, idiota. Vai ava avanti. Idiota, vuoi vedere i commenti? Mi vedi i commenti, testa di cazzo. Beh, se una tua ex ci sarà un motivo, quindi di le cose qual è il dettaglio che con il tempo Riuscirà a diventi come funziona. Eh, appunto, vai avanti. Vai avanti. Allora, fammi vedere, cambio categoria. Vediamo un po'. Allora per la prossima volta metteremo ovviamente i segreti nuovi Che i segreti virali sono sempre quelli quindi Figuracce divertenti Oddio Ask Ask mi Mi ispira A domandire Allora Una cosa che ho Una cosa che odio è quando i parenti non si Una cosa Porco. Non si stanno fermi e cercano di salvare il ciosfo della famiglia dicono cosa Cosa tipo c'è nessuno? A me non l'hanno mai fatto Ah, oh, ma state fermo con quelle mani di merda! Che cazzo ti ha dato il permesso! Se incontri un pedato, cioè gli uccidi la cava, c'è i chieri se lucide. Ma fatevi i cazzi vostri e non me mi toccate! Minchia, toppe romano questo! A me l'accento romano piace troppo, cazzo! Le patatine fritte senza sale non hanno un cazzo di sapore! Ok, ma che. veramente no. Cioè, mangerei anche senza sale, non dico un cazzo. Vabbè, che sono di pasta perché sono a dieta e non le mangio mai. Quindi... Ma se un messicano mette in cinta una, scappa in Italia. Che risate. Che risate. Ok. Ah, e chiudete lì, c'è secondo fotorexto nello specchio del bagno. Greve. Allora, io se lo voglio tenere... Aperto! Sono cazzi miei, ok? Magari voglio far vedere la merda che ho fatto. Ma tu che cazzo ne sai? Testa di cazzo. Il semaforo è rosso, le persone normali si fermano. Qui ci sono i ciclisti i monopattini che vengono imparati. Le... Vabbè, ma. Guarda. Lo shampoo. Infatti, per questo io sono. Eh, pro a far prendere la patente per usare questi cazzo di monopattini. Perché alcuni sono pericolosi. Sì, sono troppo pericolosi. Questi, questi monopattini del cazzo. C'è oh. C'è oh. scritto che in media una persona per sopravvivere ha bisogno di circa 5 abbracci al giorno, mentre per vivere bene 9. Io non ricevo un abbraccio, mamma mia, che sfigato, non ce li hai gli amici. Porca puttana. C'è anche il più sociale del cazzo, almeno un amico con cui abbracciarsi. Cioè, mamma mia, sull'autobus c'era una signora che raccontava di quando si era infiltrato un concentro di Elena grande. Ok. Ma no, scusami una cosa. Mask significa domanda. Perché qui non ci sono domande, ma solo cazzate. Ok, cambiamo categoria. Cioè, ma che cazzo? Cioè ma che cazzo? Cioè, ma che cazzo? Aiuto! Amore, amore no, mi rompi i coglioni. Figuracce e tenere età. Andiamo sullo sporco. <ride> ok. Ho visto uno Yahoi formato da otto episodi di 6 minuti l'uno. Non pensavo che mi facesse accedere così tanto il Eh Mi sa che non è stata una buona idea. Aspetta, gli yahoi non sono tipo gli anime porno, sì. Credo, eh. eh? A me piacciono gli anime, non so tutte le categorie. Scusate. Io e mia cugina ci siamo sbattute nella sua macchina con la mia. Cambiamo categoria. No, ormai voglio leggere questo. È svettato. È svettato. Ciao Phil! Per una volta rimarrai live o saluti a te ne vai a fanculo come al solito con la mia figlia che faceva avanti e indietro sulla sua In questo video riesco a per i momenti ogni ragazza che mi circonda Che bello essere... Ma... Ah Ok Pff. Ah sono quelli che... eh, gay ahoy. Oddio Solo a me piace baciare una ragazza dopo che le sue... So... Non ti imbocca. E non dopo l'ingoio, ma con la... <ride> oh, ma che godudie. Le, le di ragazza a qui non piace. Eh... Allora, a me fa schifo. Ok, posso dirlo che mi fa schifo. Che schifo. Uh. Uh. Cioè, se io venissi in bocca una ragazza per me è finito là. Cioè, <ride> per me rapporto è, è finito. Punto. Punto. Che schifo Oh! Ma per me non c'è cosa migliore Che baciare una ragazza Ah, Che schifo E lo vedo anche come gesto di Ringraziamento verso di lei Ma è la tua sposa Ma che schifo Oh, Ragazza di 15 anni Ho oh, ansia di stare da solo con un ragazzo più grande di me Ma non solo per timidezza E paura che essendo più forte possa... Scusate se rido, ma... <ride> ok. Posso stuprarmi senza che io possa neanche provare a difendermi. Io non so nemmeno se è bannabile leggere queste cose. Io spero di no. Ok, andiamo avanti. So che è una strana cosa, ne ho parlato anche con la mia psicologa e persino sì lei ha detto che non è normale. Beh, vai dalla psicologa. Scusami, una psicologa che dice che, la cosa, che le cose che fai non sono normali, che cazzo di senso ha? Scusami, allora, io vado da una, da una psicologa, ok? Per i miei problemi mentali, ok? La psicologa mi ascolta e poi mi dice: no, vabbè, ma le cose che fai non sono normali. Beh, sono venuto da te per questo, testa di cazzo. Idiota. I, i, idiota, cambia psicologa. Eppure non mi è mai successo niente. A quanto ricordi, continuo sotto. Ho bisogno di toccarmi, ma non posso perché sono in vacanza con i miei. Beh, va in bagno. Semplice. Giorni trova le soluzioni in modo facile. Ho passato la serata ieri a fare sex chat per la prima volta. È stato davvero fantastico. Ci sono persone che con le parole sanno fare certe cose che ti portano in paradiso proprio. Ok. Cioè io preferisco l'atto pratico, poi. <ride> cioè, non, non provo... Ok. Va bene che la larghezza del penne è fondamentale. La lunghezza conta poco, però troppo larga è scomodo e fa malissimo. Eh, ok. Bis Cringe. non ne posso più, voglio vedere che si prova a leccare una figa. Beh, sì, sei piccolino. Dico. Vai, ma poi non c'è un'età per farlo, quindi stai calmo. Il modo in cui la lancerai al mio ragazzo quando a casa comincia a chiamarmi porca. Okay. Al momento sono eccitato, ma non voglio venire, voglio essere. Che! Oh, no. basta, no no, basta, oh, ma che cazzo avete che non va? Porca puttana. Guarda se vengo, se vengo buggato, sì. Se vengo bannato per questa cazzata, guarda, cringe va. Almeno siamo sul sicuro. A ah, me. Poi non lo so. I segreti pomeridiani non sono come i in con. Ok. Eh, va bene. Okay. E Phil ovviamente se n'è andato No, è ancora qui A me spuntano ancora altri spettatori poi. Ah no, niente, sei andato a fanculo, niente, scherzavo Pff. Ma neanche dire ciao Che testa di cazzo, Phil <ride> Ok Mia madre ha detto che se parli delle piante che ha in casa Loro sono più felici, tipo Quindi ora parla della nostra Cosa Certo che... C'è sta gente strana comunque. Molto strana. Molto, ma molto strana. Da quando iniziate a rispondere in modo sempre, sempre, sempre gentile, pagate i commenti segreti, anche quelli che mi fanno incavolare molto, ho fatto molti più punti. C'è sta gente a cui mi fa paura. Eh, anche a me, sai. <ride> <ride> Penso che passiamo la maggior parte delle mie ferie leggendo libri, triste forse. Mamma mia, ma viaggia! Esci! Cioè, che okay, uscirete d'estate è... E... Una merda, specialmente se non c'è la patente. Ma se c'è la patente, esci! Eh, Suppongo che tu ce l'abbia, visto che c'hai 21 anni. Quindi, probabilmente nessuno ci crederà. Ma una volta, mio padre ha portato un segreto con dei disegni rossi sopra in un bosco vicino a casa mia per tagliare la legna. L'ha dimenticato lì e il giorno seguente, un signore l'ha visto. Ha notato i disegni e ha pensato fosse il coltello della Ah, bello! Bellissimo! <ride> <ride> Adoro i Day rush. Where... Lo dico, lo urla e non me ne vergogni. Dovresti vergognarti, invece. Ma quelli che ti insultano i peggio modo e ti danno le tue perché non accettano, no? Imbarazzanti. Vabbè, questi sono i maschi tossici, ovviamente. Lo dico da maschio. <ride> eh, ieri apro in segreto. Hai i sintomi della prostatite? La prostatite esperienza del giorno. Io. Pa', hai la prostatite. What the fuck? Le persone che vogliono uno come Putin al governo non sono messe realmente in Russia. It's a fact. Vabbè, ovviamente in Russia non è che c'è una situazione molto bella. Sia dal, sia dal punto di vista governo che dal punto di vista sociale. E diciamo che la Russia è la nuova Cina, ecco. La nuova Cina. Le Russie. Fatemi vedere da quanto siamo in... Live. 29 minuti. Allora, possiamo fare che a 44 minuti andiamo su Minecraft. Una cosa che odio è... Qua... Ah no, già questo l'abbiamo letto sesso, divertenti, amore, gay, LGBT, rip. di. Help me, lol. Scuola! Scuola, scuola! scuola. come l'ho finita. E eh, anche se pensa alla scuola, non mi crea, anzi, perché l'ho finita. Siamo già ad agosto, ma ieri non è l'ultimo giorno di scuola, andavo tutti i veci per quando si è passato tutto così in fretta. Beh, io ho le vacanze infinite, quindi <ride> attacchi ok, forse per cui sarà una cosa da nulla, ma a me il fatto che ci sia agosto mi mette molta ansia. Allora, io devo dirvi una cosa: da quando ho finito la scuola? Ok? Mh, non sono né in ansia. Perché comunque io prima, quando andavo a scuola, e, e c'erano cioè le vacanze estive, io provavo un senso di ansia assurda per il semplice fatto che, tanto, le vacanze estive passano velocemente come, come se fossero niente. E quindi, quando io mi ritrovavo già ad agosto, provavo un senso di ansia assurda. Adesso non più, cioè, sto proprio tranquillo. Dico, ah, è agosto, bene, chi cazzo se ne frega, vado avanti. Ed è una cosa bellissima. Certo, allo stesso tempo la scuola mi manca. Mi scuola, la scuola mi manca perché comunque ero abituato, ok, a quella routine scolastica. Adesso che non c'è più quella routine, me ne devo creare una io, ok? E la sto facendo, infatti, con le live. Eh, con le live. <ride> avete capito questo di cazzo, ok? Ehm... Ma solo io ogni anno mi dico che andrò meglio a scuola e riuscirò a portarmi avanti come prima, non riesco mai a stare in mente. Allora, io vi dirò che l'unico anno delle superiori in cui sono andato bene è il quinto anno. Quinto anno, tutti gli altri anni una merda. Allora, il primo anno all'inizio andavo bene. Poi, verso la fine dell'anno, mi sono perso, ma sono stato promosso. Secondo anno, una merda. Infatti, sono stato bocciato. Poi sono andato alla scuola privata. È andata bene, ma perché alla scuola privata? Esattamente, non si fa un cazzo. Diciamo che ero l'unico che si faceva interrogare per il gusto di farlo, di farsi interrogare, appunto. Ah. Poi, quarto anno, una merda, bocciato di nuovo. Poi, la seconda volta il quarto anno, discreto, la prima parte dell'anno è andata bene, ma la seconda no. Quinto anno, tutto bene, tutto bene anche l'esame di maturità. Quindi, diciamo che sono soddisfazione questo. Ma diciamo che la scuola non ti. Cioè, alla scuola non ho fatto un cazzo se durante gli anni adolescenziali tu hai dei problemi. Perché, comunque, tutti noi nel, nell'età adolescenziale abbiamo avuto problemi dal punto di vista della sicurezza e dell'autoconsapevolezza. Diciamo che alla scuola non ho fatto un cazzo di questo. Cioè, se tu vai male a scuola, <ride> bocciato. Teste di cazzo. di tornare a scuola perché continui a soffrire di vertigine ogni volta che una paura di sentirmi male in classe. What? Inoltre sono stata bocciata quindi quest'anno mi ritrovo con quelli di, del primo che sono di casinisti E per me che ho difficoltà a socializzare è un inferno Alla media avevo una classe così Nella classe in cui stavo mi trovo meglio di... Beh sì diciamo che negli anni anche io ho sperimentato questa cosa Non avevo... non soffrivo di vertigini Però comunque soffrivo di disagio sociale Anche adesso per carità ma prima molto peggio Molto peggio, non riuscivo a parlare con nessuno in classe. Eh, solo io potevo andare d'accordissimo con tutti i miei compagni di classe, ma non avevo nessuno di loro come amico. Nel senso, ci comportiamo da amici a scuola, poi fuori di scuola siamo chi l'ha visto e mi sono le convinta che per andare sei obbligati ad essere amici. Insomma, una controprova. Ma... No, cioè, si può andare d'accordo con dei conoscenti, ma non essere amici. Infatti, tutti quelli della mia classe al quinto anno, non dico che erano miei amici, ma andavo d'accordo con tutti. Cioè, erano miei conoscenti, appunto. E lo sono ancora. Tranne con qualcuno con cui mi sento ancora, però. Che cazzo se ne frega. Cioè, si può essere in buoni rapporti anche con i conoscenti, cioè, che cazzata. Che cazzata questo. Oh. Oppure aderirete alla scuola e mi direte che sia esagerata forse, ma non è così. Nel periodo scolastico solo attacchi di panico e ansia. Infine, si mette per il domani un mese, un mese e poi inizia la scuola. E... purtroppo è una merda la scuola italiana, proprio una merda. Perché non c'hai professori che ti fanno appassionare alle materie. La cioè, maggioranza di... dei di professori si siede alla cattedra e non fa un cazzo, cioè non spiega. Cioè... Se spiega, spiega svogliatamente e eh, non ti fanno appassionare. cioè per me un insegnante deve, deve essere anche un pedagogista, cioè ti deve insegnare come comportarsi sia all'interno della scuola che fuori dalla scuola. Quindi ad affrontare il mondo nel modo giusto. Ma ad alcuni insegnanti non fotto un cazzo, ad alcuni insegnanti, Cioè, non lo so, ci vedono come adulti. Ne, specialmente negli ultimi anni, se ne sbattono i coglioni. Ma a 18-19 anni 19 anni siamo ancora dei bambini. Cioè, ci atteggiamo da grandi, ma siamo ancora dei bambini del cazzo. E lo dico da ventenne. E ancora non abbiamo capito un cazzo della vita. Ancora dobbiamo vedere un sacco di cose. Diciamo che la scuola non aiuta. Eh, non so se mi fa piacere la tristezza che Niklonium. Uh. Faccio una serie di domande a 25.000 euro dalla scuola cioè dollari, vabbè, piacere perché investono i giovani in matistezza. Perché la mia non sarebbe essere stata ancora meglio ero perché, eh, infatti, che schifo. Quando era alla media un giorno pioveva, e allora mi fece indossare i suoi stivali da donna. Ma mi fece chi? Ah, mamma, ma che c'era, dillo porco dio. Io provo pure a dirle: mamma, ma sono da donna a questi stivoletti. E lei, ma no, amore, sono unisex. A scuola i compagini, presero tutti in giro. Non la prendo male, penso che si ricordi più di vendette che a me di quel periodo. Allora, voi lo sapete che io sono per la libertà assoluta. Cioè, ognuno è libero di vestirsi come cazzo gli pare, ma allo stesso tempo, ognuno è libero di giudicare chi vuole. Ovviamente, nell'educazione, ok? Non è che io vado da uno e gli dico: senti, per me sei vestito di merda, sei un coglione. No, bisogna giudicare. Ma silenziosamente, per i cazzi nostri, ok? A parte che poi si è maleducati come la merda, cioè non è che vado da uno e gli dico oh. Senti, cambiati sta maglietta perché è una merda non ti sta bene, fa schifo. Cioè, no, ma dove? Ma io ti riempo di botte, no, mi dissocio. Cioè, Non deve esistere una cosa del genere. Ognuno è libero di giudicare chi vuole, perché siamo al mondo per essere giudicati, l'uomo è fatto per giudicare. Però allo stesso tempo bisogna essere educati con tutti, magari, lo so. Lo so che rompo il cazzo a controllare sempre quanti minuti mancano, però zitti, non vi competico io. Ma se sono. ma se sono accorti in questi. Ma se sono. Messe... Porco dio, ma come cazzo scrivete? Ogni ricordo che possiede la scuola dalla prima elementare alla terza media, scusate, li vedo brutti da dimenticare. Addirittura, poi le elementari. Ma le elementari sono bellissime pure quei pochi bei ricordi che ho, mi sembra roba brutta che mi ha rovinato la vita niente da fare, dovrò far finta che prima della mia vita inizi dall'estate 2019 eh, Allora 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 Comprendo questo su Oh cazzo devo mettere il computer a caricare Aspettate che arrivo Ok questo PC è in modalità di risparmio batteria. Non l'avevo capito, grazie. Testo di cazzo. Poi chiederete, Ma perché non metti il PC a caricare quando sei live? No, perché la batteria esplode. Ah, poi io non c'ho un PC fisso. Come potete. Come... come sapete. Ok, che stava di. Ok, allora io capisco questo stato d'animo perché molte volte nel corso dei miei anni dell'adolescenza. Mi sono, mi sono detto, oh, i, miei, i miei anni del passato fanno schifo, la mia vita è una merda e fa schifo, devo ricominciare tutto da domani e ricomincerò tutto dalla settimana prossima. Cioè, ma, ma sei stupido. Cioè, per carità, io capisco il suo punto di vista, il suo pensiero, ok? Però tu non puoi eliminare gli anni che ti hanno appunto fatto crescere mentalmente e fisicamente. Tu non puoi perché è ciò che ti hanno reso quello che sei ora. Se, se ti fai schifo adesso, ok? Fai qualcosa per cambiarti. E non ti lamentare, porco dio. Non ti lamentare. Testa di cazzo. Andiamo avanti. Ma andiamo avanti. Ok. Ragazza di 15 anni, so che probabilmente vi sembra. Orco oh, di. Sembra stupido anche perché ho solo 15, ma la mia città mi sta stretta. Sono sempre stata. Ah. Allora, questi segreti mi piacciono un botto, anche perché ci si possono creare delle discussioni attorno. Che belli! Che bello sto format, mi sta piacendo. Sempre stata sola, ho avuto compagni di scuola con cui uscivo. Ora con il Covid e l'inizio delle superine non ho nessuno, vedi solo fatto un cambio drastico della mia vita per migliorarla. Allora, parliamo. Sta, ci stanno dei momenti nella nostra vita dove saremo totalmente soli. Ok? È la vita, è normale. Ci stanno dei momenti in cui siamo pieni di persone accanto, e momenti dove appunto abbiamo poche persone accanto. Ma non bisogna farsene un dramma, ok? È la vita, è la normalità. Poi nel corso della nostra vita, ripeto, incontreremo tantissimi amici, tantissime persone con cui faremo amicizia e legheremo. Ma capisco quando lei dice. La mia città mi sta stretta perché è esattamente quello che provo io. Dopo vent'anni, ok, ad abitare nella stessa città, diciamo che un po' mi sono rotto i coglioni. Diciamo che io, ok, parlo per me ovviamente, non so per voi, ma vi parlo di me, io ho bisogno di evadere, ok? Io ho bisogno di evadere costantemente. In che senso? Stando sempre nello stesso posto, ok? Eh, o, comunque, nella stessa casa, nella stessa stanza, per molti anni, diciamo che poi quella stanza si riempie di energia negativa, ok? E il nostro corpo ha bisogno di evadere, di cambiare aria, quindi stare nello stesso posto è malsano. Infatti credo che quando diventerò ricco... Cioè diventerò ricco... <ride> Evaderò sempre, di città in città, perché a me non piace stare nello stesso posto, specialmente se si è cresciuti in quel posto, perché poi si, si comincia a vedere quel posto come un nemico, ok? Infatti io quando esco non esco mai nelle mie... nelle, nelle vicinanze, ok? Poi specialmente una ragazza di 15 anni che sicuramente non avrà il patentino eh, è molto brutto perché non puoi andare. Non puoi girare in macchina. Neanche volendo. Quindi diciamo che la capisco! Quanti minuti mancano, porco dio? Ok. Nella mia classe ne hanno è la stessa storia. Dopo l'ultimo anno. L'ultimo di scuola tutti spartiscono. Vabbè, sì, diciamo che dipende ovviamente. Se tu. Allora, se tu stringi un'amicizia con i tuoi compagni. Un'amicizia che dura, ok? Diciamo che. I rapporti si. Cioè, i rapporti non si affevoliscono, ecco. Cioè, almeno, almeno per quanto riguarda me, io adesso delle medie vi parlo, parlo soltanto con una persona. Solo una. <ride> altre sono andate a cuanculo. Delle superiori ancora con certe persone ci parlo. Però non, non necessariamente. Io odio infatti quelle persone che scompaiono nel nulla non si fanno più sentire, anche in questo caso. Magari, che ne so, a, a queste persone stanno sul cazzo i loro compagni e non, non vogliono sentirli. Cioè ci sta. Perché comunque tu per 5 anni, ok? Per 5 anni tu stai per 9 mesi all'anno con degli sconosciuti. Che non conosci, appunto. Quindi diciamo che è un po' una rotta di palle vedere queste persone anche in estate. Lì, eh, eh, eh. ah, ah, ah. cercasi voglia di studiare diritto tecnico amministrativo. Non studiare se non hai la voglia vuol dire che non ti piace quindi non studiare cosa vorreste fare una volta finite le superiori contenuti di studio puoi lavorare io volevo lavorare mi seguo per la criminologa bella la criminologa Cabal, la criminologa ragazzi di 17 anni raga. Vi aiutarvi di rispondere io non devi dire ma dire quattro sono quello perché sua, sono Scusa, allora, testa di cazzo è ovvio. Se tu non superi l'esame sei fottuta. Poi dipende, perché se sei al primo anno e hai un debito di matematica, diciamo che chiudono un occhio e ti fanno passare, come è successo a me ad esempio. Se sei al secondo o al terzo la vedo un po' difficile. Cioè, studia testa di cazzo, studia. Studia. Certo, rimandarti in una materia e basta è un po' da merda, ecco. Che magari se va bene nelle altre materie, ma non vai, vai male in una sola. Che pezzi di merda. Potevano lasciar correre. Allora, leggiamo l'ultimo e poi andiamo su Minecraft. Oggi devo fare almeno 20 esercizi di fisica. Porco dio. 20. Entro il 31 li devo finire tutti i 96... 90. 90. Cambia scuola. Pff. Poi, devo cominciare il nuovo e ultimo mese di vacanza bomba sto unendo tantissimo, 5 materie. Poi, appena finisco deve esserci una logica, ma devo per gare, sperando che ci siano le gare. Ma, ma che cazzo di scuola frequenti, scusami? Cambiala, cioè non vivi più. E niente ragazzi, questo era in segreto. Facciamo una piccola pausa. Spero che vi sia piaciuto questo format. Ora io dovrei cambiare categoria, perché se devo andare su Minecraft... Aspettate Devo su Minecraft? Merda, devo prendere il disco Scusate Oh, guarda che c'è online su Minecraft Cringe Ok Ok Io dovrei cambiare categoria Vedo se riesco a farlo direttamente da Ma la vedo difficile Molto difficile Ripeto, molto difficile Allora, ci dovrebbe essere Che pannello Ma stai la sessione, no no <ride> Io non so nemmeno se lui sta giocando online O sto giocando ai minigiochi No, niente devo cambiarla da, da google Giuseppe, ma se tu sei allora tu sei moderatore no puoi cambiarla tu la categoria o no non credo però boh chiedo tanto attivo il volume volume non posso farlo io niente devo andare a google io per forza Aspetta, ci vado io. Aspetta, devo cambiare la categoria. Mamma mia, perché gratta così? Ma l'audio si sente bene della live, perché da me su OBS gratta un botto, non capisco perché. Allora... Un attimo di pazienza che cambio la categoria. Cioè, in realtà se non la cambio non credo che succeda qualcosa, poi... Non lo so. Andiamo Dai Google Mi rompe i coglioni Comunque ho parlato con Luca E siccome lui il PC non lo usa tanto eh, Me lo vuole vendere Me lo vuole vendere a 900 euro Poi non so quanto mi conviene Onestamente Non so quanto mi conviene Non so se ha i componenti giusti Non lo so Non so nemmeno se è un PC buono per streamare, Ma credo di sì Perché lui quando faceva le live Non laggava nemmeno un botto Quindi... Lo so. Che PC è? Eh, non lo so, non ne ho idea. Allora è un PC da gaming, <ride> quello sicuro. Per vendermelo a 900 euro l'avrò comprato 1800. Poi non so se è onesto lui con i prezzi. <ride> non lo so. Dico, l'audio si sente bene. La pagina non risponde. Grazie, Twitch. Porco dio. Cosa non dico, da ti dico è buono. Ok. e Ancora non mi ha inviato niente, Luca, quindi. Appena si decide. Luca, deciditi. <ride> deciditi. Oh dai, Twitch, dio cane. Madonna, oh, un'ora. Niente! Oh. Dai twitch, porco dio! Quindi Giuseppe tu live eh, non hai intenzione di farle più, cioè ti secca, non c'hai voglia. Cioè, volendo, te l'ho detto, potresti farla anche col, col telefono. Poi tu andando in palestra potresti farle anche lì le live mentre ti alleni Wow, Wowendico Ah con il celle wow. in che senso Ma secondo me le puoi fare solo che ti secca. <ride> Ah, i Twitch, madonna. Se no, lo, la, la cambio da, dal telefono. Ma non so nemmeno se. Se me la cambio. Sentirei proprio male con il caldo. Ma porco di ma che cazzo ha l'audio che non va? Ok, ci sono. Scusate, che sto perdendo tempo, ma. Oh, ti dirò che stavolta non lo sto accusando tanto il caldo. Cioè, non, non lo sto. Non sto soffrendo, ecco. Non sto, sto, soff non sto soffrendo. Diciamo che l'unica stagione che non sopporto tanto è l'inverno. Anche se mi piace un botto l'inverno, però vabbè. Pazienza. No, niente, mi sono rotto il cazzo. Madonna, ora la cambio da telefono. Porco dio, un'ora. Porco dio, oh, ma che è? Ma come cazzo si faceva a cambiarla da telefono? Io non mi ricordo Pff, No che abbonamenti no Come cazzo si faceva Aspetta Da qua no La clip no ma che cazzo Ma dove cazzo si cambiava la categoria? Aspetta, Giuseppe, te l'accetto la richiesta. Come cazzo si cambiava la categoria da telefono? Vabbè. Cioè, non me la fa cambiare, oh. Aspetta, identità, nascondi linguaggio. No. Beh, senti, vaffanculo, io non la cambio, me ne frega un cazzo, me ne frega proprio un cazzo Cioè, che cazzo ne... Allora, eh, giochiamo! Non mi, non, mi, non mi spunta neanche il pannello su OBS Tipo le informazioni della, della live, non mi spunta un cazzo La Allora, pannelli browser... Statistiche... No, io non capisco perché il volume da me si sente una merda, aspettate se sei live ti va di fare... Di giocare un po' i minigiochi Porco Dio Ma che cazzo Ma No culo hai un botto ne hai... Lo levo l'audio Mi dispiace ma ci tengo alle mie orecchie Tanto su Minecraft è cazzo Che sta grattando un po' No è il cavo io, io devo cambiare sto cazzo di cavo HD Mi ha rotto i coglioni Vabbè, Phil, eh, devo fare contenuto, ok? Voglio <ride> vedere che cazzo sta a fare. O oh, tipo, mi butta fuori. Dai, Phil, eh, capisci, mi devo fare contenuto, scusa. <ride> <ride> mi butta fuori. No, io devo vedere perché non c'è. Il pannello per la live Pannello... Perché c'è? Cioè, a volte c'è, a volte non c'è, oh! Allucinante! Ma mi sa che non posso giocare con lui perché... Ah ecco! Eh vedi! Vaffanculo vabbè, continuiamo il nostro mondo. A me che cazzo me ne frega? Ma a me non me ne frega con cazzo Qual era? Oddio, quale cazzo è questo no? Vabbè, vediamo. Vediamo. <ride> wow. Ok. Cioè, mi dispiace non aver potuto cambiare la categoria, ma non posso. Ok. Non me la fa cambiare manco per cazzo Per Google ci mette un casino in volta Cioè da telefono la potevo cambiare la categoria Non me lo fa fare più Non capisco perché Mamma mia oh, 'sta applicazione mi ha rotto i coglioni Eccoci qua guys Allora tu muori Tu, tu proprio devi, devi cre... Oh cazzo no 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 scherzavo Allora cosa è che qua dovevamo fare noi? Intanto avevamo fatto sta cazzo di farm di merda, non so che è una merda, ma aspettate che levo il pannello di controllo così andiamo un po' più velocini. Ok, allora avevamo eh, iniziato quando, quando abbiamo iniziato non mi ricordo. Vabbè, avevamo iniziato. <ride> qui c'è un creeper, dov'è? Allora, dove cazzo è il creeper? Era qui. Ok eh, Avevamo fatto anche questa mini era E io mi ricordo di, di avermi di essermi, uh, di essermi segnato Le coordinate della mini era In cui eravamo incappati l'altra volta Quindi noi adesso andiamo E Oggi ho fatto la cosa Cercare diamanti No vabbè la casa no Assolutamente no Adesso no Non abbiamo tanti materiali E non ce lo possiamo permettere Quello che dobbiamo fare noi È fare tante torce perché ovviamente andremo eh, nella miniera nella caperna e abbiamo bisogno di tante torce oh veloce testa di co ma perché ok oh, 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 oh. non voglio farlo tutto però con cazzo di il legno ce l'abbiamo volendo, volendo, possiamo farlo in due secondi. Allora, le torce, ok. Ok, ma se un botto di venti può fare una mini-casa carina. Ah sì, io la casa in legno la voglio, mi fa cagare. Poi quando avremo tanti materiali la faccio bella sistemata, che, è? che cazzo dici? La casa in pietra è una merda. La torcia. Allora il carbone lo mettiamo qua. Ok. Allora il secchio volendo. Mh, ci può essere utile. Ci può essere molto utile. Ora facciamo anche dei picconi in pietra multipli. Anche perché quello in ferro lo voglio tenere lì. Non lo voglio usare per adesso. Ce cioè lo userò per i diamanti di più. Quindi. Ta 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 ta. Ok. Ok, bastoni metto qua. A posto, andiamo. Allora, le coordinate le avevo segnate nel mio blocco nota dal tavolo. Quindi vediamo. Alla Minecraft. Eccolo. Allora, due... allora, dobbiamo andare qui o lì? Allora, fammi vedere ah, qua 2055. 2055. Mi sa che dovremmo andarci con la. Allora c'è una barca qua. Mi ricordo. Non c'è più. Eccola. agola, eccola. Ok, andiamoci con la barca. Andiamoci con la barca. Andiamo molto più veloci così. A ah, 2055. 2055. 2055. È veloce, testa di cazzo. Domani è 2055. E io... Allora, 2055, eccoci qua. Allora, poi 75 meno 1197. Quindi dobbiamo andare di qua. La barca ce la portiamo sempre appresso perché può servire sempre. 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 Ok. Rompiti testa di cazzo. Ok. Abbiamo preso? Abbiamo preso. Eh, allora, meno 11,97. Meno 11,97. Meno 11,97. Meno 11,97. Veloce testa di cazzo. Wow! 11,97. Meno 11, Il problema è che non avendo audio non so quando i mob mi attaccano. Quindi bello. Di più per i creeper. Abbiamo l'armatura, per carità. La mia completa, vero? Uh, siamo troppo forti. 11.97, 11.97. porco Dio, veloce. 11.97, 11.97. Poi dai, dovrei mettere la musica in sottofondo per quando non parlo. Il problema è che se metto una musica in sottofondo mi lagga tutto, quindi... 11.97, 11.97, 11.97, dai dio cane, 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 11.96, mi sa che ci siamo quasi, 11.93, 11.93, 11.93, 11, dai 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 al cazzo, dai al cazzo, ok, 11, muori, mu, mu muori, mu 11.97, 11.97, 11.97, 11.97, 11.97, Sette, eccolo. Eccola! Allora... Eh, non so se scavare direttamente qui. Cioè tanto che cazzo... Minchia, non abbiamo la pala. Vaffanculo. Non ho, non ho, non ho craftato una pala. Che cazzo se ne frega? Vaffanculo. Ma manna che cazzo ce ne frega! Ma che cazzo ce ne frega? Scusate. Che poi non capisco perché. Minecraft. Eh... Su PlayStation è così laggosa rispetto alla, alla versione su PC, molto più laggosa. Ok, che siamo su console, però. Non c'è nel senso, non c'è senso. Oh oh, oh porco di! Ok, ci siamo. Eh, okay, nemmeno con lash, Allora con le cesoie per forza devo prendere questa merda. Come ha detto Zappa. Ok. Qua c'è più cazzo. Non c'è più cazzo, non c'è più cazzo qui. Allora, sta qui me la prendo. Wow, oh, oh, wow, Ma come ho? Si, oh! Ma qui stiamo... Qui stiamo impazzendo qui. impazzendo Allora qua c'è il carbone. Zitta mamma, sto lavorando. Ok? Well, io sto là me lo prendo anche se non ci farò sicuramente un cazzo. Però va bene. Io lo prendo comunque. Non ce ne spiace, diciamo eh. Non ce ne spiace. Non se ne spiace. Non se ne spiace. Non se ne Porco dio. Dai. Ok? Ok Ora allora, capite perché Voglio mettermi una canzone di sottofondo Quando gioco Per il semplice fatto che non voglio che Che si sente soltanto la mia voce basta. Però a rimettere il cavo In modo migliore eh, L'ho letto adesso perché Sto guardando le coordinate dal telefono Non capisco perché sta chat personalizzata A volte non funziona oh. Dio cane Funziona quando cazzo di parole a lei A lei A lei Ok, ce per n'è più perfetto, fa un culo. Eh. Dio, cane, sta cazzo di acqua, oh! Dov'è? Dov'è? Dov'è la fonte? Che cazzo è la fonte? Eccola. Ma dov'è la fonte, scusa? A posto! Ma porco dio! Oh, e che cazzo? Uno non può lavorare in queste condizioni. Ok. Comunque vi giuro che fare live è troppo stancante, perché bisogna parlare ininterrottamente. Se non c'è questa abilità sei proprio una merda, non puoi fare live, cioè è impossibile. Infatti credo che fare live è molto più faticoso che, che ne so fare il muratore. Ora, non voglio esagerare, cioè dal punto di vista fisico ovviamente il muratore sarà molto più stanco. Però diciamo che fare live è molto molto staccante, <ride> molto stancante. Infatti per questo non voglio fare tre ore di live ogni volta che vado in live perché mi rompi i coglioni. Cioè preferisco fare... Live che non hanno la stessa durata ogni volta, ecco. Cioè, dipende come mi va, ecco. Diciamo che un'ora di live sicuro la devo fare. è che posso fare 20 minuti ogni volta, come quella di ieri, ecco. Quella di ieri è stata una, una live voliardica, così a cazzo di cane. E ci sta. Ci sta per cortesia, ci sta. Ok. Allora, siamo a 25 di... Di altezza quindi volendo i diamanti li potremmo anche trovare. Siamo scurati, ma non siamo scurati per niente, quindi. <ride> ok, Da veloce. Permette una canzone dai, dai lo... Ma che adesso? Non posso adesso, impossibile. Cioè, non voglio metterla da, da Google. Allora, c'era un'applicazione di Twitch che, che mi permetteva di mettere le canzoni in sottofondo. Il problema qual è? Il problema è che a volte questa applicazione non funziona. Cioè, si blocca, è una merda. Quindi, boh, devo trovare un'altra applicazione. Magari è il PC che non regge il tutto. Può essere anche quello, attenzione. Attenzione, posso anche guardarlo? Uh, allora qua c'è lava E già mi piace come vado Ma al col... per dire, cazzo dai Ok Quindi boh devo trovare un'applicazione che riproduce le, le musiche in sottofondo Boh boh io prendo tutto ma avevo un cazzo anche il carbone carbone serve un botto cazzo ok ok ah ecco mm. cioè volendo potremmo anche fare un portale del nether qua poi vi chiederete ma come? Come, come lo fai a portare? Eh! Il problema è che questa lava non basta. Quindi aspettate che la devo dalle palle. Potrei farlo. Se Ci fosse più lava, magari. Ma no, non c'è un cazzo. C'è proprio un cazzo. C'è proprio un cazzo qui. Eeeh. <susurre> Porco Dio, piccone. Ok. Wow. Ok. Ok. Vediamo che cazzo c'è qua. Io vorrei andare un po' più sotto, gioco. <ride> non senso. <ride> uh. Ok, ah, però qua c'è qualcosa. Accendiamo. Ora accendiamo, ora accendiamo, quindi vai dame. Ripeto, io sta merda non la userò mai, quindi... La prendo per prenderla. Perché non è che abbiamo tanti immateri auri qui. Quindi io li prendo. Ok. Uh, c'è più un cazzo altrimenti devo, devo andare sotto per conto mio cioè scavate per conto mio wow 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 bello Maybe I... ok bene io cane non l'ho tolto quello oh yes dear. Vai, almeno questo lo troviamo, almeno questo, almeno questo, ragazzi, almeno questo lo troviamo, c'è più un cazzo qua, ce ne possiamo andare, cioè in realtà vorrei scavare, ma... Mm. Se vedi, i è 13, 12, sì, ma a volte si trovano anche a 21 dicio, o, o 20... Si è abbastanza scurato. Ma ripeto, noi non lo siamo Cioè, beh, ti posso scavare, ma mi rompe il cazzo scavare. preferisco andare nelle caverne e prendere tutto quello che c'è da prendere. Scavare no, mi rompi i coglioni. Anche perché mi annoio. Magari. Magari. boh, non lo so. Sperando ancora di più la caverna e troviamo qualcosa. Ehm... Oddio, allora qua non ci siamo andati ancora, quindi. Ok. Scusco, ma la fonte dove c'è Ok. Avril al cazzo, acqua di merda. Allora, potremmo andare di qua visto che non ci siamo andati, ma... Mm. Oh, ok. Già è più... Porco dio! Che cazzo vuoi fare, scusami? Ma che è che lo sta colpendo? Che cazzo l'ha colpito, scusa, non ho capito. Mica qua ci saranno un botto di mob, me lo sento. Mm. Ai Dio merda! Minchia meno male che non è un creeper, dio cane. Ho detto cazzo è un creeper. Muori. Muori. Lo rio al cazzo, coglione. Oh ancora. Ci sarà uno spawner. Vediamo, vediamo dov'è lo spawner. Da qua c'è del Ma io vorrei andare giù. Però qui. Non mi sta piacendo questa caverna. Secondo me i diamanti li troviamo. Con queste cose li scambio sempre con i diamanti. Uh, oh, oh. Mm. Va bene. 20, altezza 20. Però continua. Quindi qua c'è il ferro. Continua. Oh, uh, c'è la pietra rossa. Io andrei un po' più di qua. Vaffanculo. Porco dio. Dai, dai, gioco, dammi diamanti. Niente, oh, non c'è un cazzo. C'è oro. Lapislazzuli. Oh, uh! yes, yes, yes. Yes! Oh sì! Oh sì! Oh sì! E sono anche tanti! Oh! Da quanti sono? Oh sì! Lo sapevo che li avrei trovati! Oh. Porca madonna, finalmente! Finalmente! Ha <sussurra> bisogno del volume! E invece! Sì, vabbè, lo so che col volume i diamanti fanno un rumore particolare. Bello. Bello bello. Mi piace. Mi piace. Vedi, quando le cose vanno così so contento. Vediamo se ne riusciamo a trovare qual a qualcun altro. Anche perché siamo ancora ad altezza 14, quindi... Sicuramente sì. Ora prendiamo anche loro. Mmm. Non c'entrano niente i materiali, dico per i mostri. A me non ne fai un cazzo di mostri. Sono fortissimo. Faccio un cazzo. Mm, ok. Il carbone lo prendo. Io prendo tutto, prendo. Io prendo tutto, prendo. Ok. Comunque io non vedo l'ora di avere il PC da gaming, finalmente. Porca puttana, ho voglia di, di, di fare cose in grande. Cioè, per carità, in live posso andarci anche col, col pc portatile, come potete vedere. Però è un po', è un po difficile, ecco. <ride> anche perché non posso fare determinate cose che potrei fare col pc fisso prendiamo il ferro ok dico se ci fosse una fonte di lava più ok uh, dovrei andare un po' più in là per vedere se ci sono altri diamanti Vedi che la chat non funziona a volte, porco dio. Ma perché? 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 Io non lo capisco, perché? Ok, ho un inventario pieno. Porco dio, ho un inventario pieno. Wow, ma non credo che ci siano mob. Ho messo torce ovunque. I don't think so. I don't think so. Ok. Va bene. Qui che cazzo c'è? Allora, qui c'è del RAM. Un pezzo del RAM. Andiamolo subito. Oh, live! È molto, molto bella, Molto fine! Dico, io la rubrica di in segreto la voglio, la voglio riportare, è troppo figo, anche perché, come potete vedere, dal, dalle cazzate che si leggono si possono fare delle osservazioni, delle argomentazioni. Sì, ma secondo me io il volume lo metti. Sì, sì, ma non posso metterlo! Gratta! È una merda! Gratta, non posso metterlo se gratta. Uccide il mio udito è il vostro. Che c'è? Che c'è l'ipo? Che... Eh. Uh, che cazzo tolgo? E' rosso di merda, mi sembra... Vaffanculo! Ok, fai dire al cazzo. Fai dire al cazzo anche tu ok ha preso il carbone ok ho preso il carbone preso ha preso sì o no ok I non understand porco ok Non è più carbone. Non sono più carbone. Che sei live? Epi. Chi sei tu? No, sei andata subito a fanculo. Non quel tempo di chiedere chi è. Oh. Scusate, oh, mamma mia! To siete per malosi. Quando in base a sbotarti sei troppo pieno. No vabbè, basta che... Dopo queste. Anche questo. Già è tutto fatto. tranquillo. E capite che ancora c'ho i picconi di, di pietra. Quando finiranno oh, avrò più spazio. C'è carbone. Qua. Un eh, cazzo. Bello. Capisco perché sta chat di merda non funziona, oh. porca puttana, ma perché? UBS di merda, beh, è che non posso neanche usare Streamlabs, quello è molto più pesante di UBS, molto più pesante, molto. Eh lo so eh, Scusate ma lagga Quindi Lagga un bel po' Lagga Ok Ora si è sistemato Eh vedi ora allora, C'ho più spazio <coughs> Ok qua c'è un cazzo Dov'era il il farro? Qua però lì No vabbè mi trovo un cazzo Aia Eh non c'ho la pala Dio merda Mi chiedo la, la dovevo portare cazzo Vedi ecco, che ho pensato subito alla pala prima di venire qua E infatti l'ho fatta cazzo L'ho craftata Porco Dico, il ferro non ci fa male, non ci dispiace il ferro. Porco dio, dai! C'è più niente qua? Ok. Ok. Mancano esattamente 15 minuti e poi stacco staccomare. <ride> eh, Conci un cazzo. Ma l'ho preso? Ah sì, l'ho preso. Un po' di spazio. Insomma. Un po' di spazio. No. Conci un cazzo, vero? Siamo a 24 voltezza. Non credo che ci sia qualcosa. Oddio, oddio, l'accia del carbone. Non avevo un cazzo. Non avevo un cazzo qua. Dico, potrei andare sotto per vedere se ci sono altri diamanti, ma... Eh, vabbè. Eh, vabbè. Giuseppe è andato a fanculo. Giuseppe non va bene. Ok. Mmm. Che sta caverna è piena di, di. minerali, di cane. C'è carbone, quasi va giù. Ok. Eh, non c'è un cazzo. Ma quanto ve abbiamo. Oh, uh, però. Anche la vislazzo li abbiamo trovato. Ok. Ok. Mi piace questa situazione, mi piace, mi piace. Mi piace, mi piace. Mi piace. Sperando mi piace. Mi piace. che domani. La live eh, sul server di Minecraft possiamo farla. <ride> speriamo, 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 speriamo. Speriamo. Non morire, ok. C'è del rame. Vedete per dire che spugnino nei mob, Attimo, qua è eh, dove eravamo prima, no? Un Altra area questa. Oh sì sì. Oh sì sì. Ma meno 11, quindi. Ci dovrebbero essere come i diamanti. C'è la pietra rossa. Andiamo a prendere. Prendere. Minchia. Bello come sta funzionando. Eh lo so, sì, ma non, non lo so perché non funziona l'applicazione da telefono. È una merda. La devono aggiornare perché fa schifo. Fa schifo. Ti dico, ti dico solo che non mi fa vedere quanti spettatori ci sono, effettivamente. Che schifo! Beh, comunque mi aiuta lo spett gli contatori di spettatori di Twitch che ho messo nella live, però... Però... Non va bene. Vabbè, senti, vaffanculo del ferro, minchia, ne abbiamo un botto. E prenda l'opetta rossa. Tengo di trovare anche i diamanti. Oh, uh, porco Dio. Proprio una merda. Ma non capisco perché, prima funzionava perfettamente. Mi facevo cambiare anche la categoria. Oh. Che merda. Allora, facciamo. Allora, io ve l'ho detto. In teoria potremmo fare anche. Eh, il portale per il Nether. Il problema è che non sono molto pratico. Quindi, l'ho visto fare su Youtube da Dream. Quindi. Ancora mi devo riabituare a giocare. Quindi diciamo che. Oh, porca Madora. Ok, ce n'è ancora? Anche okay, lì non cadere. Cioè, posso provarci, attenzione però. No, ma qui c'è un cazzo. Cioè, non voglio morire. Faccio il fermo. ma no, non Mannaggia, proprio un cazzo. Ripeto, voglio vedere se ci sono altri diamanti prima di chiudere. C'è la pietra rossa che può servire. Ok, no, il carbone non lo prendo più. Minchia, ne è un botto. Pietra rossa. Ripeto: sicuramente la live domani la faremo di sera. Visto che dobbiamo fare sta cosa del server. Se per David non è un problema visto che lui è super timido quindi uh, oddio magari a un'ora e trenta minuti ritorniamo in, in, alla base a quanto pare qua non ce ne sono più diamanti. Cioè in realtà ci sono per forza, cioè... Uh. Ah, me lo sento, me lo sento che qua ci sono dei diamanti, me lo sento, me lo sento, me lo sento. Ok, lapislazzuli. Dico, siamo ancora all'altezza giusta, quindi... Vaffanculo, dio dove cazzo sto andando? Vabbè. Niente, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ok. Almeno questi li abbiamo presi. Stiamo indietro. Prendiamo la pietra rossa che ci siamo lasciati la spalla. Almeno la pietra rossa la prendiamo. Cioè, oddio, sei diamanti abbiamo preso, eh. Cioè, non è che sono pochi. Però evitare di usare piccone di ferro ogni volta Cioè diciamo che il nether è molto utile per le fortezze che ti danno degli oggetti, degli oggetti veramente fighi il problema è che io voglio trovare i diamanti Che cazzo c'è so. ok niente 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 La merda Senti, ma vaffanculo va? Mi devo rompere i coglioni No Oh uh, eh, Oro Oro Niente da fare Oro Oro Sì, dovrei mettere delle torce Perché sennò spawnano i mob Ok niente guarda oh. che come la merda, sti diamanti. Meno male, meno male che ho portato torce in più comunque. Oh, un creeper. Che carino, vieni qua. Vieni qua. Questo di cazzo. No, allora, io me lo sento che qua ci sono i diamanti. Me lo sento, me lo sento. Me lo sento. Tanto sto lo prendo perché non mi fa schifo. Non mi fa, non mi fa per niente schifo. Ok. Che cazzo è, oh, poi oh, diamanti. Ok. Niente, oh. c'è un cazzo, c'è proprio niente. Niente. Una merda. O quasi continuo, quindi non si sa mai. Che merda totale. è merda totale. Mm. Puh, che merda, che merda. Qui? Ah, qua, ci, qua già ci siamo stati. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. sì. Qua. Oh, oddio potete mandarci volendo Ah buio Buio Niente 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 No Porco dio Meno male che non l'ho persa l'acqua E eh, vabbè eh vabbè, Noi andiamo un po' più avanti, vediamo se li troviamo lì Altrimenti un cazzo, cioè torniamo alla base Aspetta Niente. Uh. <susurra> Affanculo! Pezzo di merda, potevo farmi crepare nella lava! Pezzo di merda! Sta perché non c'è fottuto volume, ma non posso usarlo. Che testa di cazzo. Riprova, che testa di cazzo. Riprova. Che testa di cazzo, riprova. Che testa di cazzo. Uh, uh, che schifo. Mi spawnano da nulla, allucinante. No, ma non c'è più un cazzo qua. Non c'è proprio niente. Niente. mi indietro. Vedo la pietra rossa. Io la prendo perché non mi fa schifo per niente, però. Ok. Pff, ma magari qui, magari... Prendilo, questo di cazzo. Ma che stai scavando qui? Ma no, no, no non c'è niente. C'è proprio un cazzo. Porco dio. Magli un po' più avanti. o lì addirittura non lo so sto andando a casa perché Puh, che, che cazzo è sta merda uh, ho fatto una cazzata che che, che, che è cos'è pietra calcarea eh? What? What? Uh Uh Bella questa zona O oh, ci siamo già andati sto facendo la figa di merda Sicuramente già ci siamo stati Qui nulla Aspetta No nulla Puh, Mia ci conviene tornare Perché qui non c'è niente Una merda totale io loro me lo prendo poi torniamo a casa che devo fare una merda totale niente torniamo a casa che devo fare che devo fare questa latiti hanno aggiunto che Okay. però diciamo che comunque le cose le abbiamo trovate e eh. cioè, che abbiamo fatto proprio schifo ecco volendo possiamo farci anche un pezzo di armatura in diamante ma conviene fare l'armatura completa quando appunto avremo un botto di diamanti non adesso non adesso Oh, oh. interessante. Aspetta, che non vorrei che un creeper mi facesse saltare. <ride> ok, no, che cazzo. Poi mi piace il fatto che Minecraft è uno di quei giochi che viene costantemente aggiornato. Cioè, non passa mai di moda Minecraft, è una cosa avvicinante. Un po' come GTA V, però. Un po', un po' come GTA V. Ah, no, qua c'è la Terra. Ah, no, no. scherzavo. Ah, oh, Femme, man. Allora, mettiamo le nuove coordinate perché quando li giocheremo voglio partire da queste coordinate qui. Aspettate che le scrivo sul blocco 9. Preferisco lasciare in diamante. Eh ma mm, non lo so. Allora 20, 98, 67, meno 12, 8. Ok. Ora allora, ce ne torniamo a casa andiamo a casa e magari l'inventario lo sistemiamo quando giocheremo un'altra volta anche perché si è fatto un po' tardino eh, quindi le coordinate per tornare a casa sono 1829 okay, quindi di là dobbiamo andare di qua dai dai

Dai, cazzo. Ok. Finché la porca va, andare finché la porca va. Ah, no. Facciamo così, vero? Facciamo <ride> così, posto. Dai, dai. Comunque, Giuseppe, io da giovedì ho dei morsi di zanzara in tutto il corpo. Porca puttana, specialmente le gambe, ho dovuto mettere del della crema, che mi prudevano un botto, cazzo. Madonna, oh, c'erano delle zanzare a barcarella allucinanti. Caputtano, mi prudano ancora. Aspetta che se scrivi non, non vedo quello che scrivi perché ci bloccano te. La scrittura principale, 64-1196, dovremmo essere vicini.

Magari avessimo le litra, oh mamma mia, le litra ai fuochi d'artificio. Porca madonna. Maria al cazzo, non mi interessa. Com'è che si? Sì? Ma cazzo, si sì? oh. Ah, così? Maria al cazzo. Ma cazzo, rompite meno 697, giusto, sì. Non si sentono molto Ci siamo quasi. Arriva alla base, neanche sistema di inventari e chiudo Minecraft. Anche <susurra> Giuseppe sono lì. Giuseppe, <susurra> ma che fai? Giusto. Finché la parcava. Finché la parcava. 197. Allora, la barca volendo la possiamo lasciare o nel lago, aspetta, tipo qua, o oh, ci sono i cavalli, o tipo nel laghetto qui che ci sta. Beh. Ecco, è ora, madonna mia. Queste cazzate quando volevo. Ok, vaffanculo. Chidimo Minecraft. Allora oggi. Ne è giornata produttiva. Minchia, abbiamo trovato i diamanti. Bella, bella per noi. Bella per noi, raga. Qua sono coglione. Oh, calmati. Da Twitch non mi spuntava. Madonna, oh. cane Aspetta, domani se Davide si, si decide facciamo sta cazzo di live sul server di minecraft aspettate che chiudo tutto qui la veloce testa di cazzo ok prendiamo sta merda qua spegniamo sta merda Ah, ah. <ride> allora questa live mi è molto piaciuta anche perché abbiamo fatto qualcosa di diverso dal solito tipo la rubrica in segreto che tornerà sicuramente perché mi piace un botto eh, e niente io spero che questa live vi sia piaciuta eh, domani ci sarà una live sul server di minecraft non so quanto durerà dipende da ciò che dobbiamo fare tipo due orette sicuro secondo me eh, poi calcolata che dovremmo anche iniziare a giocare nel server quindi un po di tempo se ne andrà ecco eh, e niente vi lascio vi auguro una splendida serata e niente ciao ciao so. Questa è la scoteca, eh, la scoteca